Ma rimani a dormire sull'isola stanotte? No, c'è un volo stasera tardi, ma non riesco a passare per casa. Dove vai? Parigi. Che bello. Ciao. Ciao. Sandro. Ciao, come stai? Paolo. Che bene. Tutto tempo, eh? Oh, sono Elettra, eh? Elettra. Ciao. Piacere, sono Beatrice. Ciao, piacere, Elettra. Ciao. Lei è Elettra, la moglie di Carlo. Ciao, Sandro. Ah. Sono Paolo. Ciao. Andiamo? Voi che fate? Venite con noi? No, no, andate pure. Noi aspettiamo Riccardo e la mamma di Sandro. A dopo. Ciao, ciao. Buongiorno a tutti, ci avviciniamo verso la fine dei nostri appuntamenti. Vogliamo quindi continuare oggi sulla linea degli ultimi giorni. Ricordate il partire, l'andare per tutto il mondo, che ma a volte a noi sembra una vacanza. L'idea poi del viaggio su una stessa barca mossa dalle onde. Oggi il cammino verso la Pentecoste ci porta un'idea che abbiamo ovviamente già visto, ma che non dobbiamo dimenticare mai. Dicevamo proprio ieri, siamo tutti sulla stessa barca, ma a volte non decidiamo noi con chi viaggiare, con chi stare. Soprattutto perché lo spirito della Pentecoste ci fa incontrare persone, ci fa incontrare sguardi, sorrisi, a volte anche tristezze. Ma lo spirito della Pentecoste, quella forza vitale, non solo ci dà il coraggio per viaggiare, per andare fino ai confini della terra, ma anche quello di incontrare. Ecco perché all'inizio abbiamo visto quella scena del film A casa tutti bene, un film molto famoso, che ci lascia quell'idea sia del viaggio, ma anche dell'incontro. Ecco, oggi è il quint'ultimo appuntamento, ma stiamo verso la Pentecoste, ormai mancano veramente pochi giorni. E se abbiamo seguito lungo il viaggio saremo forse un attimino più pronti. Buona giornata!